aborto. Cioè, queste pillole non è vero che sono contraccettivi. Contraccettivo vuol dire blocco dell'ovulazione. La pillola contraccettiva vuol dire blocco dell'ovulazione. Una volta che l'ovulazione non c'è, uno non rimane incinta. La pillola normale blocca l'ovulazione, quella che si prende 21-28 giorni al mese. La pillola del giorno dopo significa prendere entro 3 giorni da un rapporto presumibilmente fecondo, due compresse ad altissima quantità ormonale. Cosa succede? Che queste due, se tu sei rimasto incinta in quelle 24 ore, questo prodotto blocca l'embrione, quello che avete visto che scende lungo la tuba e arriva nell'utero, lo blocca proprio, blocca l'annidamento, quindi hai un aborto precocissimo. Quindi la pillola del giorno dopo, se viene presa, che già quel rapporto è dopo 3 ore. Se c'è l'ovulazione quel giorno lì, in quel rapporto lì, rimani incinta dopo 3 ore che hai avuto il rapporto. C'è l'incontro fra spermatozoo e ovulo, avete visto. Questa pillola interferisce sull'annidamento dell'embrione dentro l'utero, quindi è una pillola abortiva la pillola del giorno dopo. Non dico sempre, perché non sempre una con quel rapporto lì rimane incinta, è rimasta incinta. Allora, se se ne vendono 400.000 pezzi all'anno di questa 400.000 in Italia, quanti di questi 400.000 assunzioni hanno procurato un aborto precocissimo? Mettiamo anche solo un quinto, ma ci metti altri 80-90.000 aborti a quel numero che... ma perché il bello è che le case farmaceutiche e la mentalità comune dice no, ma là è una pillola, ma la pillola si prende 21 giorni al mese, quella che prendi in un giorno due compresse ti blocca l'embrione, ti impedisce l'annidamento, è un aborto precocissimo. Fatto sta che il Movimento per la Vita aveva denunciato le case farmaceutiche perché non avevano messo nel bugiardino, nello scritto, che la pillola ha una potenzialità abortiva. Il TAR ha vinto, il Movimento per la Vita, il TAR ha obbligato la società produttrice a indicare nel foglio illustrativo, voi guardateci se vi capita, speriamo mai, della potenzialità abortiva del prodotto. Poi usciranno altri veleni. Dunque, un'altra cosa che le nostre giovanissime usano correntemente. Abbiamo delle 14enni che hanno i primi rapporti, i primi quattro rapporti, due sono finiti nella pillola del giorno dopo, ai consultori dei giovani e altri, in altri ambulatori, gliele danno queste robe. Non gliene importa niente se hanno 14, 15 anni, se sta bomba è una bomba, però piuttosto che rimanere incinta, eccetera, eccetera. Poi uscirà una pillola che verrà presa 5 giorni dopo l'aborto. L'embrione in 5 giorni arriva bello dentro l'utero e comincia a svilupparsi. Questa la prendi 5 giorni dopo, sei sicura di farlo fuori. Se c'è, lo fai fuori. Se non c'è, vabbè, se non c'è, avrai la mestruazione. Quindi, se hanno in più ne hanno studiato un'altra ancora che arriverà purtroppo. Ed è una pillola che se ne prenderà tutti i mesi solo due compresse, dall'ovulazione che tu noti in avanti, che tu sia rimasto incinta o meno, anche quella ti farà fuori il figlio ancora prima che tu abbia la mestruazione in ritardo. Quindi sì, ma si studia moltissimo, la scienza impiega tantissimi soldi per studiare questa roba qui. Non parliamo della pillola RU, che è una roba spaventosa, e quella pillola che si prende quando già il bambino l'avete visto là che salta e balla. Che si succhia le mani, 8 settimane, è già tutto formato, tutto pronto, comincia a muovere, prendi la pillola RU, prendi la prima compressa, te la danno al consultorio, vai a casa tua, cominci a avere il bambino comincia a morire, si stacca, stacchi il bambino dall'utero, proprio dall'utero, la placenta, il bambino muore lentamente. Le donne che prendono sta pillola sentono che il bambino sta morendo, stanno ammazzando per 3 giorni. Devono prendere poi dopo, al quarto giorno una seconda compressa per eliminarlo, espellerlo. Questo sentono in 3 giorni che i sintomi della gravidanza scompaiono, quindi assistono dentro di loro all'agonia del loro figlio, che si stacca piano piano, ma sta roba non lo dicono in televisione, ma ci sono lo sappiamo noi che siamo specialisti, no? Pito, si stacca e per 3 giorni tu... Sai che dopo quella compressa avvelena il bambino, la placenta si stacca e il bambino si... Poi vai a prendere un'altra compressa e hai un'emorragia spaventosa con cui lo espelli. Lo espelli e diciamo siamo tutti adulti. I medici abortisti consigliano di guardare tutto quello che è espulso dall'utero e devi vedere il bibino
dentro quello che abbiamo visto qua nelle sue membranine, lo devi vedere, perché così hai la garanzia che l'aborto è avvenuto. Una signora di Ravenna, e lo sappiamo per certo, ha preso il bibino piccolissimo, l'ha messo in una scatolina, l'è andato a seppellire al cimitero vicino alla tomba della sua mamma. E poi quando il Papa parla di sindrome post-aborto, ha fatto un discorso bellissimo il Papa, qui ho l'Osservatore Romano, il 26, alla Pontificia Accademia della Vita, ha parlato dell'aborto volontario, una ferita nel cuore dell'essere umano, e ha parlato molto, non solo dell'aborto, l'angoscia conseguente all'aborto rivela la voce della coscienza, e ad avvertirla in modo insopprimibile sono spesso le donne che l'hanno patito, capito? E spesso le donne vengono lasciate sole anche dagli uomini, anche dai mariti, anche dai conviventi. Quindi l'aborto non è la soluzione a difficoltà familiari, economiche, sociali o a problemi di salute del bambino, ma è una ferita gravissima alla coscienza morale. Quante donne non si sono più riprese dopo un aborto di 5 mesi, dopo un aborto di questo che vi ho raccontato io, fatto con queste tecniche? E altre fanno finta di niente, ma quante mi dicono: ma tu hai fatto un aborto? Sì, ma era necessario, era in un momento durissimo. E queste dicono: ma se qualcuno mi avesse aiutato a tenere quel bambino, io probabilmente l'avrei tenuto, capito? E quindi è questo il discorso. A questo punto si inserisce: se avessi incontrato qualcuno, avrei fatto una scelta diversa, che mi avesse aiutato veramente, ma non solo economicamente, ma soprattutto moralmente, psicologicamente. Un adolescente, una ragazza giovane, una che ha paura di non riuscire poi a portare avanti tutto, perché è chiaro che un figlio cambia la vita, ti cambia le abitudini, ti arriva così inaspettato. Ma allora, dice, ci siamo noi, aiutiamole, non diciamo, scomodo, vai a fare un aborto, ti liberi. Ma questo rimane tutta la vita, perché sta gente dice, mo 10 anni, sono 10 anni che ho abortito, mio figlio potrebbe andare a scuola, avrebbe avuto 10 anni, sarebbe stato così, come sarebbe stato questo figlio? E più di una volta dopo 6-7 mesi cercano un'altra gravidanza, a tutti i costi, per rimpiazzare quella precedente, che non verrà mai rimpiazzata, mai più. Mai più, perché quel figlio è quel figlio lì ed era quello lì, e dentro quella donna ha lasciato per sempre dei segni che tu voglia o che tu non voglia, capite? Per cui per questo che abbiamo il Movimento per la Vita, ha creato una rete, non solo il Movimento per la Vita, perché parliamo della Papa Giovanni, insomma abbiamo tanti che lavorano a favore della vita, che accolgono queste donne sia materialmente nelle case di accoglienza, sia economicamente, capite? Ma dobbiamo cambiare mentalità, gente, perché la mentalità comune è proprio questa: mo poverina, è rimasta incinta del terzo figlio, via, ma dai, liberatene, è un bambino, non si sa se è normale, liberatene, ma chi è il figlio, non sai neanche chi è il padre, perché lo devi tenere? Mamma di frutto di una violenza, non lo volevi, ma scherziamo. Io ho seguito donne, ragazze, che hanno portato avanti la gravidanza, poi hanno dato i bambini in adozione. È stato durissimo seguire quelle donne lì. Ho avuto 2 casi così, 2 diciottenni stuprate addirittura da familiari, insomma, che aiutate dentro una comunità, avevano già fatto degli aborti, a compiere un cammino, poi dopo hanno dato i bambini in adozione. Capite? Avuto questo grande coraggio, e quel bambino lì è durissimo, eh? Quel bambino probabilmente è un bambino contento in una famiglia, eccetera, eccetera, però vanno seguite queste donne. Cosa, le abbandoni lì così, dice, te tieni il bambino. Cioè, ad esempio, le chiamavo, le visitavo quando non c'erano le altre donne in gravidanza, in un momento diverso. Perché sai, loro vedono questo corpo che, se non lo colgono, sto figlio non lo vorrebbero, vedono questo corpo che cambia, il sacrificio di portare il pancione, mal di schiena, tanti sintomi, capite? Dai, se non è un amore folle, che è tutto quello che la donna incinta sopporta, tante cose, perché la gioia della fine, la gioia della nascita, la gioia, capito? Ma sai, per quello che deve essere terribile, provate a pensare a quelle donne che danno l'utero in affitto, quelle donne che per soldi
capito? Si fanno i seminari, portano avanti le gravidanze, ma e poi danno via un figlio che giorno per giorno ti accompagna, si muove, ti dà le sue cellule staminali, rimane per te sempre dentro di te, poi lo danno via per soldi. Cioè, io non so, o per disperazione, le indiane, moltissimo, per miseria. Donne indiane vengono usate moltissimo come incubatrici, e questo è quanto. Ecco, l'ultima cosa, volevo dire che in Italia due. Non vuoi dire tu, Maria? Ecco, dunque in Italia ci sono 300, oddio, ho tanti fogli, non capisco più niente. No, no, perché avevo i nostri dati proprio sulla, che ho pubblicato anche sul Corriere Cesenate la settimana della vita. Ecco, esatto, no, dicevo che in Italia abbiamo, ci sono 331 centri di aiuto alla vita nati fin dai primi anni dell'Ottanta. 331 appartenenti al Movimento per la Vita hanno aiutato a nascere 120.000 bambini, ci pensate, 120.000 bambini dalla fondazione del primo centro a Firenze nel 75. Nel 2009 16.000 bambini hanno visto la luce. Adesso stiamo raccogliendo tutti i dati del 2010, se ci stanno scrivendo un po' che dobbiamo mandarli. Nel solo 2000, 16.000 bambini e a Cesena. A Cesena abbiamo il Movimento per la Vita, dunque il centro di aiuto alla vita furono fondati da Don Adolfo Giorgini, che non ricorda Don Adolfo Giorgini, un santo sacerdote, nel 78, in corso Cavour abbiamo la sede, e nel 2010 sono state seguite 85 gestanti in difficoltà, specialmente per motivi economici. Il problema più grosso è dare loro naturalmente quello di cui hanno bisogno. E poi una volta che nascono i bambini bisogna dar loro i pannolini, il latte, tutte queste cose qui, per quello che molto volentieri noi accettiamo anche carrozzine, abiti ben lavati, ben puliti, corredini, che voi sapete che qualcuno dismette, sai, i nostri figli, anche io una nipotina, tante cose che possono essere. Ma soprattutto una cosa molto grande è che noi non abbiamo sovvenzioni dallo Stato, cioè in Lombardia, in Veneto e probabilmente fra un po' anche in Piemonte, ci sono queste convenzioni proprio con dei centri di aiuto alla vita con la regione che danno degli aiuti, dei sostentamenti, eccetera. Però noi dobbiamo arrangiarci con chi ci fa, i nostri benefattori, con delle donazioni, con queste cose qui. E allora abbiamo bisogno veramente che anche soltanto del vostro aiuto come volontari nel centro, così qualche ora, seguire un momentino queste donne, parlare, vedere di aiutarle, sia anche psicologicamente, capite? E le case di accoglienza accolgono le donne in maggiore difficoltà con i bambini, sia in pancia che nati, per un tot periodo di mesi. E poi c'è una cosa bellissima che una parrocchia potrebbe fare, che è un gruppo di persone, il progetto Gemma. Progetto Gemma è praticamente adottare una mamma incinta, naturalmente, non perché adotti il bambino, mantenendo ogni mese una quota per lei di soldi, mantenendo, cioè garantendo dai 180 euro in avanti per 18 mesi. Dico bene, Maria, all'incirca per 18 mesi, cioè da prima 9 mesi prima e 9-10 mesi dopo. Un gruppo si prende questo impegno di dare ogni mese un tot a questa donna, quando nascerà il bambino viene mantenuto questa cifra e diciamo che tante donne, anche per poco, accettano di portare avanti la gravidanza. Naturalmente non è un'adozione. Ad esempio uno di Milano, un gruppo di Milano può adottare una di Cesena. Ad esempio è nato da noi un bimbo che era stato adottato con un progetto Gemma da una famiglia friulana, la quale aveva avuto un figlio morto tragicamente, e tutti i soldi sia che avevano raccolto per lui in varie iniziative hanno fatto nascere un altro bambino, hanno permesso a un'altra donna di portare avanti la gravidanza, e che è una cosa grossa. È una cosa grossa. Adesso, ad esempio, la regione Lombardia, col progetto Nasco, ha garantito ad ogni donna con difficoltà 330 euro mensili. Allora, abbiamo avuto quest'anno, hanno fatto una cosa, 250 donne hanno usufruito di queste, vengono seguite naturalmente una per una, e non hanno abortito, il che è già qualcosa, capite? Perché oggigiorno il problema è questo. Per cui nel nostro piccolo dobbiamo fare questo piccolo lavoro, cioè un aiuto al centro di aiuto alla vita, anche fisicamente, come volontariato, portare degli oggetti, qualcosa che possano essere utili ai bambini. E poi, se avete bisogno, poi urlare sta roba, dirla fuori, dirla alle persone. Dobbiamo dirla, perché se no la
mentalità comune ci sommerge e la vita non conta più nulla, non è più, non siamo più uomini e ci riduciamo come nell'Olocausto, cioè ti faccio